del game 1-7 Soraka. C'era un game 1-7 Soraka. Ah! No, ma non me lo fa guardare! This replay has expired. No! Questo era il game da guardare. Vabbè, guardiamoci questo. Intanto mettiamo un minimo di sottofondo per accompagnare la degustazione di questo replay. Scuola con Shadow. Chi c'è? Alzi la mano. Allora, vediamo co cosa è stato sfortunato in questo game. Allora, aspetta, possiamo già vedere una cosa molto sfortunata. La tua botlane che è in base, invece di dare liscio a sto tizio qua. Per quale motivo è in base? Ah, ok, perché. Vediamolo da capo. Xayah che sta qua. Qui dovrebbe vederli arrivare, in teoria. Ah, ma è Afk a guardarsi le foto su Instagram di qualche tipa. E quindi è inutile che sta nel bush a guardare. Ok, quindi questa roba è successa e sto tizio qua avrà scritto Better Jungler Wins in all chat, qua sicuramente. Ok, questa era una cosa molto suicida se Jinx era con lui, ma va bene. Si sembra un mio game, esatto. È incredibile come guardare un game a Elo Silver. Cos'è? Che Elo è questo? Ah, Ranked. Gold 3, sì. Ok, Elo Gold è letteralmente la stessa identica cosa che guardare un game a Diamond 5. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Questo tizio non ha il leash, quindi vabbè. Te giustamente livello 1 stai Afk contro Xerath, che è la cosa giusta da fare, perché sennò ti prendi gli auto-attack a manetta. Intanto qua Jax fa il patting da master jungler. Aspetta, dov'è passato? Da sopra, mi sa. No, ok. È passato sulla ward, quindi dovrebbe sapere Mastery che Jax sta facendo vertical e quindi dovrebbe fare vertical anche lui. Vediamo cosa farà. Ah, ok, va direttamente. Ha preso la cura a livello 2 invece della E che gli dà 7 di AD. E va a contestare contro Jax livello 2 che c'è il Counter Strike. Ok. Quindi il tuo jungler ha appena intato il game, in poche parole. E te intanto ti stai facendo i minion come è giusto che sia. Ok. Vediamo questo combattimento all'ultimo sangue. Chi se lo sarebbe mai immaginato che Jax distrugge Mastery? Ok, quindi a quest'ora Mastery si poteva fare tutta sta jungle qua e lo scatter che spawnava tra poco. Invece ha fatto un campo e basta. Adesso sta recollando con un cazzo. Ok. Quindi il game è già a gonfie vele al minuto 2.50. Ah, aspetta, mi sono perso il tuo lean. Vediamo qua. Xerath che sta sul coltellino qua. Ok, gli hai doggiato lo stun. Ah, non hai preso il coltello, però. Ma mi sa che. Oh no, non muore perché c'è il barrier. Ok. Aspetta, rivediamo un attimo.
Ok, questa parte va bene. Poi qua, quando cammini in avanti, dovresti camminare proprio sul bordino qua del cerchio, in modo da fargli il danno AOE del coltello, che se lo prendi qua ci arriva comunque da lui. E oppure puoi fare la E qua direttamente, ma mi sa che ce l'ha in cooldown, perché c'ha tipo 2 secondi prima che la puoi riusare, una roba del genere. Mi sa che l'hanno nerfato. Invece vedi, hai fatto la E su di lui e poi sei andato sul coltello per resettarla, che va bene come idea, però gli hai dato tempo di andare più verso la torre. E poi tipo, ecco, quest'ultima E che hai fatto è ritardata, perché ti sei preso un tower shot che non dovevi prendere e ormai il trade l'avevi fatto, cioè se riavvolgi un attimo. Ecco, se si ferma qua il trade, te sei full vita, lui c'ha mezza vita. L'ignite non serviva qua comunque, perché c'aveva il barrier, non lo killavi mai. E quindi già così avevi vinto la lane, perché c'hai la lane che pusha verso di te, anche se adesso sta slow pushando verso di lui, ma tanto è gold, non lo sa sto tizio, quindi userà gli spell sulla wave per pusharla di nuovo. E quindi basta che stavi qua, full vita, lui era mezza vita, appena missava qualche spell qua, gli facevi un altro lane e lo ammazzavi. Invece vabbè, è andata a lucky così, e quindi lui adesso beccherà perché non c'è un cazzo di vita, te ti fai sta wave e becchi anche te, mi sa. Ok, qua lo ammazzi sempre. Ah, però qua se la sta giocando bene lui, che sta proprio sul bordino del range della tua E, però se fai la W... Allora aspetta, fai tornare indietro e ti faccio vedere. Ecco qua, te c'è tutte le spell up. Quindi tenendo conto che lui ha usato il barrier prima, anche se non hai l'ignite, comunque c'hai abbastanza danno con le tue spell. Quindi se fai la W qua per speedarti, entri in range di E, e poi puoi seguire con Q flash. Fai la Q, gli metti il coltello dietro e flash sul coltello, e ti resetta la E e puoi usarla di nuovo. Cioè c'è abbastanza danno, sono abbastanza sicuro. Perché il fatto è che adesso la wave sta pushando verso di lui, e quindi se il suo jungler c'ha un minimo di cervello, adesso ti ganka. Infatti. Oh. No, ok, ok. Questo lo dobbiamo guardare al rallentatore, perché mi è venuta una malattia terminale. Allora, guarda contro chi cazzo stai giocando in sto game, ok? Questo sta gankando e va bene. Guarda dove sei te. Guarda quando ho usato la E sto tizio. Almeno ti sei fatto la kill su Xerath, questo è il meglio che potevi fare qua. Se fai uno per uno va bene, perché tanto eri morto comunque da Jax. Ah, l'hai outplayato? Ah, peccato. Oh, qua... Un'altra malattia terminale. Finisce la play qua. Ok. Adesso questa wave... è un freeze per Xerath se rimane così, perché ci sono troppi caster. Ovviamente Jax si sentiva troppo in pena per te, perché c'avevi la wave messa malissimo e quindi te l'ha fixata. Guarda che bravo sto Jax. I ping a Master Yi, oddio, non l'ho visti. Aspetta, cosa stava facendo Master Yi nel frattempo che Jax ha gankato? Master Yi è livello 2, questo è livello quasi... No, non è quasi 4, ma che cazzo di pating ha fatto, scusa? Vabbè.
No, Master Yi qua non. Cioè, poteva leggere il counter gank se era un tizio decente in giungla, ma un tizio che vede Jax che gli invade il blu e invece di fare il vertical jungling qua va a contestare il blu, Master Yi contro Jax, devi già prendere per scontato che il tizio non capisce una minchia. Quindi qua non ti puoi aspettare il counter gank di sto mongoloide. Sicuramente si farà il campo stando AFK tutto il game. Quindi per quanto sono il primo io a pingare teammate nei miei game, non sono d'accordo con questi ping su Master Yi. Anche perché se veniva mi sa che faceva 1v2 Jax. Perché c'aveva il Conqueror staccato. C'è il Conqueror, no? Sì. Ok, quindi adesso mid è abbastanza pari, perché comunque te se Katarina c'è un bordello di danni. E lo puoi ammazzare quando vuoi, Xerath, basta che gli dodgi la E. Però la tua botlane è crepata 2v2 in qualche modo che non ho visto. Vediamo un attimo. Ok, qua. Ah, perché sto figlio di Troia c'aveva il barrier Lux. Qua ci sarei morto anch'io, perché chi cazzo prende il barrier su Lux support? Quindi vabbè, la tua botlane è giustificata per questa morte, perché era abbastanza close e se ammazzavano Lux, cioè se invece di avere il barrier avesse avuto l'Ignite Lux, avrebbero fatto la kill qua, avrebbe preso il Triumph Xayah e sarebbe morta anche lei. Quindi vabbè, questa è abbastanza unlucky. E dov'era il punto qua? Ok, andiamo avanti. Sì, vabbè, ovviamente non contiamo. Cioè, io non do neanche per scontato che verranno colpiti dalla Q perché non la sanno doggiare. Però, in una situazione. Cioè, anche se venivano colpiti dalla Q, senza il barrier moriva Lux. Ok, la possono doggiare tutto, ma chissà quanti errori fanno il laning phase sti tizi. Cioè, poi l'ho notato solo adesso. She is my sunlight, he is my moonlight. Cioè, come fai a non doggiare un game del genere? Cioè, te la sei cercata a giocare sto game? Vedere qua che hai fatto, che non ho visto. Ok, qua la wave sta pushando verso di lui, quindi dovresti pusharla verso la torre per resettarla. E l'hai fatto, quindi va bene. Adesso è pari la wave. Quindi è messa abbastanza bene per te. Perché tanto Xerath la pusherà sicuramente poi con le spell. Ok, qua sta succedendo una play. Dov'è la play? Ah, ok, hanno ammazzato Master Yi. Niente che tu possa fare. Qua stai cercando un all-in. Ma il tizio gioca stra safe. Ok, questo roam può funzionare perché non c'ha mana, Kayle. Ma non penso che Irelia t'aiuti. Infatti, vedi, è un figlio di Troia sto tizio. Perché se stava qua e te lo baitava, era una kill questa. Perché non c'aveva neanche la ultimate. Quindi, vabbè, unlucky top laner. Qua la wave pusha verso di te, non devi.
Devi hitarla con le spell, ed è quello che hai appena fatto, però vabbè, hai preso un CS, ci sta. Ok, questa roba che stai facendo è straritardata, perché vuoi che la wave push verso di te, così lui overextenda e lo puoi ammazzare. Adesso gliel'hai ripushata verso di lui. Dovresti sapere che questa è ammessa Jax perché Xayrath è qua, non la può mettere. E infatti, ok, lo sai. Nessun motivo di jumpare su sto coltello, puoi semplicemente aspettare la wave e frizzartela qua. Questo va back, non so perché, sinceramente, forse c'ha Lost Chapter. No, questo va back. Va back per comprarsi un Amplifying Tome, quando c'aveva abbastanza mana da pushare anche questa. Ok, te vedi che lui ha beccato, pushi la wave, ok, qua va bene. Dude, lui è un cazzo di uomo, pusha sempre, fra, che cazzo ne sai? Beh, sì, sono d'accordo, perché alla fine devi anche, cioè, League of Legends non è solo un gioco di strategia, a parte che chiamarla strategia in questa season è un meme, però è anche un gioco di guerra psicologica, quindi lui sta infliggendo del danno psicologico a questo Xerath, solo che questo Xerath è già tanto se c'ha mezzo cervello, quindi non so se riesce a subirlo il danno psicologico. Quindi mi sa che non è una buona strategia questo elo. Ok, il tuo top ha deciso di quittare a cazzo. Per nessun motivo, perché non è neanche morto, non ha rage quittato. What? Mastery intanto sta facendo Afk farm da tipo 8 minuti, quindi vabbè, un altro player in meno. La tua bot lane, sono in due a farsi sta wave, quindi molto, molto efficace come strategia. Intanto loro si fanno il drago. Te stai pushando perché non vedi nessuno in mid, che va bene. Becchi perché non hai vision qua, e va bene. Il fatto è che c'è... non puoi fare tanto in questa situazione perché letteralmente non c'hai un jungler sto game. Cioè, l'unica cosa che potresti fare è smettere di pushare la cazzo di wave, cercare di baitare le sue spell in modo che colpiscano la tua e te la frizzi qua. E poi gli puoi fare l'all-in quando vuoi. So che vuoi pushare per poi rommare, ma dove cazzo rommi? Cioè, guarda che animali c'hai in team. Cioè, qua ti fanno 3v1. Ok. Non ho capito il flash di Jax perché, ma va bene. Anzi, aspetta, come cazzo è morto Jax là, ora che ci penso? Ah, perché invece di andare Cinderhulk Trinity è andato sto item del cazzo, ok. E ha flashato con un HP. Ok. Quindi adesso c'hai uno shutdown, penso, no? Ti ha dato shutdown. Sì, ti ha dato shutdown. Quindi adesso sei più o meno fiddato. Se qua c'hai la Gunblade, ok. Cosa compri? Quanto ci metti a comprare, scusa? Ok, allora, hai perso un'intera wave per aspettare tipo 20 secondi in fontana. Tanto vale, ne pushi un'altra. Tanto, cioè, sto tizio non ti ammazza mai. Perché cioè, se usa le spell su di te... Poi col Conqueror sono abbastanza sicuro che ti refilli un po' con la ultimate e lo ammazzi. E Afk in base a flammare.
Ah, ok, allora è giustificato. Ok. No, non avevo considerato questa opzione. Quindi, no, niente, fai finta che non ti ho detto niente. Hai fatto benissimo stare AFK a flammare. Però ti insegno una cosa, ok? Questa la impari man mano che sali di Elo. Se vuoi fare un po' di multitasking, quando sei in base, ok? Compri quello che vuoi, poi premi tasto destro qua e poi puoi flammare quanto ti pare. E intanto il tuo champion si fa tutta sta strada. Almeno fai un po' di multitasking. E man mano che ti alleni a fare sta cosa, imparerai anche a flammare più velocemente. E quindi arrivi a un certo livello che puoi flammare tra una wave e l'altra. Il tuo jungler sta scalando. Te provi un all-in perché ti sei rotto il cazzo di sto game, giustamente. E vabbè, qua penso sia tilt. Anch'io io avrei fatto di peggio, io mi sarei buttato direttamente sotto torre. Però te hai provato a killarlo, vabbè, ci sta. Il flash invece dell'AE sul coltello, non ho capito perché. Forse non c'aveva il cooldown, non lo so perché non gioco il champion. Ma ti ripeto, io avrei fatto di peggio, quindi. Questo è coaching di cui ti citai il bisogno. Sì, esatto. Tutti. Allora, tutti i coach che vedo su Twitch Italia, tutti i coach vuol dire Paolo praticamente, perché non penso siano altri. Mantieni un mental positivo. Non flammare il team. Sempre winnable. Giocate di squadra. Sì, ho capito, però mi sa che Paolo gioca. Cioè, non gioca negli abissi dell'inferno, capito? Quindi non ha abbastanza esperienza per coachare sta gente. No, Paolo non ha la tourette. Paolo è rincoglionito e basta. Cioè, come fai a dire in questa season che ogni game è winnable? Quando letteralmente c'è gente in team che ti fa perdere in Champion Select. Quindi adesso penso che stai AFK fino alla fine del game, no? Tanto il tuo top ha già abbandonato la nave, ha seguito le orme di Schettino, quindi mi sa che anche te hai seguito le orme di chi ha seguito le orme. Eh sì, bravo. Avrei quittato anch'io. Vediamo se ritorni, ma non penso. Oddio. Ah, ok. Allora, qua ti insegno una cosa. Allora, so che ti sei mosso per non farti bannare dal coso, dal come cazzo si chiama, dal Liver Buster, ma anche se ti muovi in fontana, conta comunque il Liver Buster. Quindi il consiglio che ti do, ok? Compra un po' di item a cazzo, anche se compri spadine, robe varie, non importa. Poi ti muovi qua, ok? Ti muovi in queste zone della base. Premi tutti gli spell che hai e poi torni qua. Oppure stai qua direttamente. E questo non ti conta il Liver Buster. Blue team's turret has been destroyed. Turret plating will soon fall. Vediamo se lo fai. Blue team's turret No, has non l'hai been fatto. destroyed. Ecco, qua se durava un po' di più la partita ti beccavi il Liver Buster. Perché conta tutta la fontana. Ah no, no, l'hai fatto, l'hai fatto. L'hai fatto, ok, a posto. Stavo mangiando il Mac. Ah, ok. Boom. E quindi niente, cioè, questo game è stato un po' sfortunato per la top lane, che ha deciso di quittare il game a metà, così a cazzo. È stato un po' sfortunato per la jungle, che non sa cosa vuol dire vertical jungling e non sa che il matchup Mastery contro Jax è tipo il peggior matchup del game. E la tua bot lane, che già dai nomi si capisce che hanno qualche malattia cerebrale, e quindi io avrei doggiata. Quindi qua il tuo misplay è stata non doggiarla, sinceramente. Cioè, se ti starti un game del genere con She's my sunlight, is my moonlight, cioè, o vuoi farti venire qualche malattia cerebrale anche te,
Oppure non. Boh. Oppure ti vuoi mangiare il Mac mentre giochi, che sinceramente va bene come cosa. Cioè, tanto siamo nella season perfetta per fare queste cose, quindi anch'io l'avrei fatto, sinceramente. Sì, bellissimo game, concordo. Esistere e giocare a questo gioco, mi erro, Mario. In effetti sono un po' di misplay, dai. Però tranquillo che, come dice sempre Paolo, basta avere il mental positivo e si arriva a Challenger tutti. Io adesso però volevo vedere il tuo game con Soraka Jungle qua, cioè mi fai vedere sta roba e poi non lo posso manco scaricare, ma che cazzo? No, 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 Zafo, ecco qua hai sbagliato tutto, Zafo, perché questa è una mentalità stratossica. L'importante è scalare. L'importante è divertirsi, ok? Perché è quello lo scopo di League of Legends. L'importante è divertirsi ed essere sempre positivi, sempre dei bravi summoner che seguono il Summoner's Code. Se te giochi per vincere, sei tossico, capito? E quindi deservi il permaban. Invece se giochi per divertirti e sei sempre positivo tutti i game, sei una buona influenza per il gioco e quindi. È giusto così, è giusto che tutta la popolazione che gioca a LOL sia così. Vabbè, sei perdonato, Zaffo, dai, va bene un po' di inesperienza in questi campi, anch'io sto imparando ogni giorno sempre di più a mantenere il mio mental positivo e a seguire tutti i consigli di Paolone. Vediamo un po' l'effetto dei consigli di Paolone sulla mia match history. Ah, mi sa che lo devo mantenere un po' più positivo il mio mental, perché anche se seguo i consigli di Paolone, questi game sono un po' sfortunati tutti, specialmente questi che gioco jungle. Cioè, tipo, se gioco Soraka mid, ok, ci sta che perdo, chi se ne fotte, però se gioco jungle sul mio TP da 3 anni, è un po'. È un po' triste la cosa. Vabbè,